abbiamo bisogno di fare capire molto di più l'interazione tra le foreste e l'abitato e la grande riserva di natura, di ambiente e anche di svago positivo che le foreste possono rappresentare anche nel nostro territorio. Talvolta ci si appassiona un po' mediaticamente appunto alle foreste dell'Amazzonia che vanno assolutamente salvaguardate e tutelate, ci si dimentica anche un po' di quelle vicino a casa nostra. Noi abbiamo tentato nel PGT, nel nuovo piano di governo del territorio, di facilitare un po' la fruizione della fascia pedemontana della città. Lecco è una città di lago e di montagna, ma c'è un intermezzo che è formidabile, che sono questi parchi naturali, attraverso un po' il tentativo di rendere anche più permeabili con l'abitato, di avere anche lungo i torrenti una maggiore ricostruzione di quelli che erano anche dei percorsi che facilitavano appunto questo dialogo. Salutiamo intanto l'Antonella Inverdizzi, sindaco di Monterone, che ci ha raggiunto. Ecco, quindi lo dico perché nella pianificazione che guarda sempre al costruito, al cercare di rimettere in moto anche le grandi aree dismesse, in realtà noi abbiamo anche questa grande risorsa. Proprio ieri abbiamo ospitato in comune anche una sessione di esame di un corso di laurea dove il tema era il tentativo di rigenerare anche una zona importante come sono i piani d'Erna, anche con una recettività equilibrata e diffusa, oltre che con il potenziamento delle vie di accesso a partire dalla funivia. Ecco, mi sembra bello che questo vostro cammino aiuti un po' la città, magari almeno a interrogarsi un po' e a considerare questo valore aggiunto. Ecco, ce n'è un po' bisogno perché talvolta anche il vostro ente viene considerato per le funzioni magari amministrative, un po' meno per quelle promozionali, invece queste iniziative servono anche a sottolineare questo aspetto. E poi invece la seconda riflessione riguarda dei progetti concreti. Noi con, appunto, ricordavamo adesso 3-4 anni fa, quando con fatica è partito questo percorso con la dottoressa Colombo sulla adesione del comune appunto ai progetti delle falese, che inizialmente non era ancora così strutturato, con l'accordo di programma erano un po' in divenire. Ecco, oltre a questo, il tentativo, come dicevo prima, di avere attenzione ai Resinelli, ai piani d'Erna e anche al Monte Barro, anche se non è una nostra, come dire, territorialmente una competenza, ma facciamo parte della comunità di quel parco. Troverete qui all'interno anche dei volantini delle iniziative su queste, che sono un po' i tre poli intermedi, perché è chiaro che poi a Lecco ci sono le tante cime in città o poco fuori la città, ma per un turismo anche a misura di tutti, queste sono un po' le tre sintesi da questo punto di vista. Ecco, allora, questo è uno dei percorsi. Un altro è quello della divulgazione, poi Alberto Pirovano e penso anche Corti, che è stato uno delle anime, vi accompagneranno ad una veloce visita all'osservatorio alpinistico che è all'ultimo piano. È chiaro che è un osservatorio che rilegge le esperienze soprattutto sotto il profilo alpinistico, ma collocate in un contesto che spesso è fatto di montagna, di foreste, di quegli avvicinamenti, di quelle situazioni intermedie che peraltro gli alpinisti erano abituati a raggiungere, a rispettare, e spesso sono state lambivano anche i percorsi, diciamo così, di avvicinamento alle montagne più ampie. Non a caso anche tanti alpinisti hanno anche occasioni di lavoro anche nei lavori manutentivi delle foreste anziché delle messe in sicurezza di altre cose. Ecco, recuperare quel patrimonio di conoscenza, penso, e metterlo un po' in movimento, penso che sia un dato estremamente importante. Ecco, tutto qui, perché penso che il pezzo forte sia visitare, ecco, l'osservatorio e insieme fare qualche valutazione prima di riprendere il cammino. Abbiamo bisogno anche noi, visto che andate alla Capanna Monza, di allargare i confini della città, no? I lecchesi non sanno che Capanna Monza è territorio del comune di Lecco, con tutti i problemi spesso di accessibilità, manutentivi, di disciplina. Ecco, ma per dire che così come abbiamo pezzi di ai piani Resinelli o appunto in Erna in maniera più massiva da questo punto di vista. Ecco, quindi per dire, ecco, che la città non è tutto attorno alle piazze. Penso che questa, simbolicamente, questo camminare che avete fatto vuol dire che anche noi cittadini, noi amministratori, muoversi e
aprirsi, ecco, a questa dimensione sia importante. Grazie. È arrivato intanto il consigliere delegato della provincia anche alle attività culturali. Prego, prego, venite.